Santuario San Giovanni d'Andorno, fondato in epoca tardo-medievale, in seguito al ritrovamento di una statua in una grotta, della statua di San Giovanni Battista in una grotta. Alcuni pastori che l'avevano ritrovata hanno tentato di portarla in alpeggio, ma la notte la statua tornava sempre nella grotta di partenza. Allora si è capito che probabilmente la statua aveva qualche cosa di miracoloso e quindi si è costruito intorno alla grotta una cappella. Lì è iniziata la devozione verso la statua e il luogo, e nei secoli si è andato a costruire poi il santuario, che nella versione attuale è stato costruito nel 700, e oltre alla chiesa sono state poi aggiunte le strutture annesse per l'ospitalità dei pellegrini. La statua ancora oggi è conservata lì. Si dice che oltre alla statua che ritornasse per miracolo nella grotta, anche l'acqua che percola dentro la grotta, nelle fenditure tra la roccia, abbia poteri miracolosi per guarire malattie legate agli occhi. Camminata in costa che collega il santuario di San Giovanni d'Andorno al santuario di Europa, che ridiscende la valle del Cervo girando le pendici del Monte Cucco. Si arriva poi, svalicando in Valle di Europa, a collegarci a quella che viene denominata comunemente la passeggiata dei preti, che si snoda in una pineta e che conduce in piano al santuario di Europa. Camminata semplice e molto gradevole, che fa godere di ottimi panorami sulla Valle del Cervo e sulla pianura biellese.